Buonasera, bentrovati, buon inizio di settimana, siamo in linea calcio, tra pochissimo vedrete il numero di telefono per intervenire in diretta, non perdiamo le buone, sane abitudini che sono quelle votate all'interazione con gli appassionati di sport, di calcio, per quanto sia in corso questo mondiale qatariota che esclude per la seconda volta consecutiva la nazionale italiana. Il mio pensiero va ai ragazzini, ai ragazzi che negli ultimi 8 anni hanno dovuto rinunciare a quello che per noi è stato un sogno. Tante volte, qualche volta anche vincente, no? La possibilità di esultare attorno ai colori della nostra nazione. Bisognerà cercare e scegliere un'alternativa, di tifo, no? Immedesimarsi nella partecipazione al seguito di una nazionale. Detto questo, 081 014 4263 per intervenire in diretta al telefono. Riepilogo dei risultati di giornata. Ieri ha cominciato l'Ecuador battendo i padroni di casa del Qatar. Oggi questo è un mondiale per nulla scevro, privo di tematiche anche ideologiche molto importanti, perché i calciatori dell'Iran si sono rifiutati di cantare l'inno della propria nazione, hanno preso una posizione contro il sanguinario regime del loro paese e sono stati anche fischiati dai loro sostenitori. Poi il campo ha premiato gli avversari perché l'Inghilterra ha rifilato un tennistico 6-2 all'Iran. Nella partita delle 17 invece abbiamo assistito ad una bella contesa, bella battaglia, perché Senegal e Olanda hanno provato a superarsi entrambe. La squadra di Koulibaly aveva avuto anche una serie di occasioni importanti prima che arrivasse il primo gol, quello di Gakpo, dell'Olanda all'84esimo, poi il raddoppio nel finale. Quindi i tulipani hanno vinto per 2-0 e ora sono in campo il Galles e la nazionale statunitense, che è stata incitata dal presidente Biden. C'è stato un messaggio del presidente alla squadra stelle e strisce. Insomma, vedete quante tematiche importanti, anche extracalcistiche, si leghino, si vadano a legare al calcio, ecco, cosa che purtroppo all'Italia è mancata. Anzi, io direi la cosa più brutta che poteva accadere l'abbiamo vista ieri sera, con l'Italia in campo contro l'Austria e battuta anche 2-0 dagli avversari. Comunque, questo è quanto. Le linee telefoniche sono a vostra disposizione. Italia Mele, ospite del nostro studio. Ciao Ita, ben trovata. Ciao Silver, buonasera. Mi verrebbe da dire, meno male che il Napoli c'è a questo punto, perché almeno le giovanissime generazioni napoletane o tifose del Napoli possono crogiolarsi in questo sogno e comunque avere un punto di riferimento importante in ambito calcistico. Ebbene sì, e noi sai da dove partiamo? Apriamo dall'apertura che ha scelto il Corriere dello Sport. Il 2023 potrebbe essere l'anno della svolta. Perché, scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport? Perché ci sarebbe la notizia di tanti, di diversi fondi statunitensi interessati al Napoli. 18 anni dopo, ecco, vediamo proprio nel dettaglio la slide che hanno tirato fuori i nostri colleghi dalla regia. Il Napoli più bello incanta i mercati con lo sguardo che sarebbe titubante, d'attesa, pensieroso, Curioso, curioso curioso del anche. presidente De Laurentiis. Da cosa emerge? Da uno studio di Merge Market, che è un portale che si infila letteralmente nei mercati, nel mercato dei capitali, svelando così le verità più secretate, e emergerebbe appunto l'interesse di fondi di investimento internazionali che potrebbero potenzialmente spingere il presidente del club Aurelio De Laurentiis a cedere, in cambio naturalmente di una cifra Molto blu sostanziosa, marcata, blu marcata, blu molto molto blu molto molto marcata. molto marcata. Sì, ovviamente quello di cui stiamo parlando, diciamo, nelle ultime 36 ore è un fenomeno che è molto consistente, no, dal punto di vista finanziario, perché esistono queste società come Merger Market, appunto, che attraverso una serie hanno creato questa piattaforma per cui attraverso una serie di dati incrociati poi individuano, loro dicono con 6-24 mesi di anticipo, quelle che poi potranno essere delle potenziali acquisizioni importanti in ambito finanziario. Che il Napoli sia oggetto dell'interesse è indubbio,
per la caratteristica della società, perché i fondi americani stanno investendo moltissimo in Europa, ma soprattutto in Italia, anche per un motivo, Silver, legato al prossimo mondiale. Non dimentichiamo che tra 4 anni il mondiale si giocherà appunto in Nord America e anche aver preso tanti calciatori italiani da far giocare nel campionato americano è un modo per ampliare tutto il sistema, perché loro hanno intenzione di creare un fenomeno da un punto di vista finanziario, economico, mediatico di altissimo profilo. E l'Italia rappresenta un po' il gigante addormentato tra le varie leghe europee, quella che ha maggiori potenzialità di esplosione. In questo il Napoli lo è ancora di più. Il fatto che non abbia uno stadio di proprietà, ti aggiungo, è un plus da un certo punto di vista, perché aumenta in maniera esponenziale la possibilità di sviluppo di Di questo crescita, club no? e di crescita, quindi acquisendolo si farebbe un grande affare. Però poi da tutto questo a pensare che De Laurentiis si stia effettivamente trattando, ne passa ancora tanto di tempo. Ma vogliamo chiedere consulenza a chi ne sa sicuramente Assolutamente. molto più di noi, perché così come ci era toccato 18 anni fa di avventurarci tra le vicende legali di un Napoli che scompariva, di un Napoli che si perdeva nei tribunali e la speranza che potesse rinascere, devo dire che è rinato alla grande. Così oggi ci muoviamo su questo Unico. terreno. E allora andiamo a salutare, lo ringraziamo per la disponibilità, Brando Direttore, che è vicepresidente della Commissione Sport dell'Ordine dei Commercialisti della mia grande amica Marilena Nasti. Buonasera Brando, ben trovato. Buonasera. Grazie, grazie intanto per la disponibilità a partecipare in Linea Calcio, che è un punto di riferimento per nostra fortuna, no? Per tanti tifosi del Napoli. E intanto mi chiedo cosa sia e come operi realmente questo merge market, no? Per tirar fuori dei riferimenti attorno ai quali poi si è fatta anche narrativa giornalistica in questi giorni. Buonasera di nuovo, grazie a voi dell'invito, naturalmente. Le saluto, Marilena Nasti. Grazie. Allora, il market è altro che una società di consulenza che si occupa di fusioni, acquisizioni su indicazione di private equity o di società e fondi di investimento, seguendo una serie di algoritmi generati dagli indici di bilancio che vengono fuori e vengono estrapolati appunto dai bilanci delle varie società, e su indicazioni di queste società di investimento, studiando i valori di mercato e i valori di bilancio delle società, stabilisce quali siano quelle società che possono essere maggiormente appetibili per una eventuale acquisizione. Questo è quello che fa la merger market. Il problema principale in questo ambito di discussione, secondo me, è quello di stabilire che cosa sia la finanza straordinaria, che cosa siano i fondi di investimento Esatto. che si immettono nel mondo del calcio, perché il principale strumento per capire è quello di capire qual è la mission di questi fondi, che è quella di fare investimenti di medio e lungo termine, appunto in imprese prevalentemente non quotate in borsa, ma anche quotate in borsa, che abbiano un alto potenziale di sviluppo e di crescita e che abbia come obiettivo quello di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa, o addirittura ottenendo un profitto attraverso gli interessi che vengono a essere maturati dal finanziamento che è stato fatto da questi fondi di investimento ai soci. Quindi i fondi di investimento, i private equity e la finanza straordinaria sono investitori che hanno come scopo principale quello di creare un guadagno, un profitto legato all'acquisizione di queste società. Queste società che risultano essere molto appetibili e che il settore sport risulta essere praticamente ancora più appetibile, e soprattutto il calcio, in quanto è un settore all'interno dello sport che è ancora enormi margini di crescita rispetto ai top team degli altri sport emergenti, soprattutto negli Stati Uniti, come basket, football americano o baseball, in quanto il calcio ha ancora dei margini legati a un aumento dei profitti, un aumento dei ricavi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari, dalla vendita dei diritti televisivi, dalla creazione di stadi di propria proprietà.
e quindi ha un margine di crescita enorme e quindi i fondi di investimento sono ancora di più orientati all'acquisizione di queste società. E ancora di più in Italia, in quanto i margini di crescita della Lega Calcio italiana sono maggiori rispetto a quelli della Spagna, dell'Inghilterra e della Germania, cioè degli altri potenziali competitor nell'ambito del calcio. Certo, Rita, ti lascio subito alla domanda. La curiosità, la nostra, è però che questi fondi, così come abbiamo visto, sono da toccata e fuga, cioè arrivano, c'è la valorizzazione, Dell'accordo. insomma, per intenderci, si fa cassa e si va via. Cioè, come può. Sostanzialmente il concetto potrebbe essere questo. È anche vero che la finanza straordinaria in altri settori prevede investimenti da parte dei fondi volti a finanziare queste società attraverso praticamente immissione di liquidità che consente alle società di fare investimenti e successivamente da accordi che già sono stati predisposti all'inizio dell'investimento da parte dei fondi, restituire il finanziamento ottenuto attraverso praticamente una modalità che spinge la società che ha ottenuto il finanziamento a restituirlo e a far uscire il fondo di investimento. Questo è un caso. Altri casi possono essere quelli legati, come ho detto precedentemente, alla quotazione in borsa delle società, cioè il fondo spinge attraverso un innalzamento dei ricavi, spingendo appunto le società che tende ad acquisire a investimenti volti a farli. A fare in modo che la società venga quotata in borsa e la quotazione in borsa comporterà poi l'uscita del fondo attraverso la vendita delle partecipazioni appunto nell'ambito del mercato borsistico. Allora, buonasera. Innanzitutto la mia domanda è questa: alla luce di quanto ci ha spiegato fino ad ora, in pratica, facendo finta che insomma il Napoli venga venduto, venga acquisito appunto da un fondo di investimento magari americano, la tempistica, la durata, il tempo insomma che loro si danno per operare poi il guadagno, il profitto di cui lei parlava prima, come può essere quantificato? A. B. Il fatto che il Napoli non abbia uno stadio di proprietà e che soprattutto ci troviamo in Italia, un paese dove non esiste una legge appunto a favorire la costruzione di stadi di proprietà, è rimasto scottato anche il presidente della Fiorentina che pensava di fare ben altro, no? Quando è arrivato in Serie A. Come potrebbe poi diventare un plus in un paese dove è molto difficile poi costruire stadi? Allora, il termine di questi tipologie di investimenti è un termine di medio-lungo termine, quindi non si tratta di un termine breve, perché comunque l'investimento è un investimento sostanzioso che richiede un tempo di copertura e di uscita e quindi di guadagno che non può essere inevitabilmente breve. Per quanto riguarda la potenziale acquisizione da parte dei fondi o di private sulla società sportiva Calcio Napoli, è plausibile per un semplice motivo, perché la società sportiva Calcio Napoli è una società sana. Una società che è sempre stata gestita in maniera oculata e che, soprattutto a seguito dell'ultima campagna acquisti, ha notevolmente aumentato i valori e gli indici di bilancio che sono gli indicatori prevalenti per queste società e questi fondi di investimento per valutare appunto l'effettiva convenienza di un'eventuale acquisizione di determinate società. Se lei tiene conto che i principali indici di bilancio come l'indice di liquidità, l'indice di indebitamento e l'indice praticamente del costo del lavoro sono, a seguito del calciomercato finito in prossimità dell'inizio del campionato, notevolmente migliorati nell'ambito del bilancio del Napoli. Questo ha generato un ulteriore interesse e un ulteriore miglioramento dei conti. E quindi questo associato all'aumento del valore dei calciatori che sono stati acquisiti e che erano già in carico della società, genera un potenziale valore di acquisizione notevole.
Se poi si tiene conto, oltretutto, che la società sta sviluppando una politica di marketing volta ad un ampliamento del bacino di utenza, infatti sono stati fatti investimenti anche nell'ambito della struttura con dirigenti che si occupano prevalentemente appunto di sviluppare il marchio Napoli all'estero, soprattutto nei paesi medio orientali. Questo le fa capire che sì, il problema stadio è un problema che potrebbe generare ulteriori ricavi, ma i ricavi possono essere generati anche in maniera differente e possono generare ritorni di notevole importanza e valevoli anche Certo. a prescindere da quello che è il valore e la creazione di uno stadio di proprietà. Tutto questo, dottore, tutto questo praticamente giustifica, per quanto il Napoli non abbia una sede, non abbia un centro di allenamento, non abbia nulla di solido, mettiamola così, però tutto il discorso che abbiamo fatto giustificherebbe una mega cifra da 900 milioni, stando a quello che ha riportato Repubblica, e i colleghi di Repubblica riportano anche del secco no del presidente De Laurentiis. C'è una valutazione, ecco, del club così, così alta, per quanto, ripeto, non ci sia una sede, non ci sia un centro di allenamento. Sì, è plausibile sicuramente. Se tiene conto che il Milan è stato acquisito in seconda battuta, quindi dalla seconda vendita del fondo ad una cifra che si gira intorno Miliardo e due. al milione e due, quant'è? Un miliardo e Miliardo due. e due. Un miliardo e due. E se i parametri del Napoli sono sicuramente parametri di crescita sicuramente maggiori rispetto a quelli che sono quelli del Milan, in quanto i ricavi del Napoli sono quest'anno sicuramente in crescita legati al girone di qualificazione della Champions, al passaggio del turno, al market pool, ai diritti televisivi. Se questo si aggiunge un ulteriore passaggio del turno in Champions, i ricavi e la riduzione del costo del personale, gli indici di liquidità che sono favorevolissimi, non ha una posizione di indebitamento che non ha mai avuto nell'ambito della sua storia da quando c'è la presidenza De Laurentiis, tranne i primi 2 anni. Questo le fa capire che non sarà 1,2 miliardi, ma comunque si aggira intorno al miliardo il valore del Del calcio. club, del club. Bene, lei è stato chiarissimo, ha dato un grande contributo alla nostra analisi, al nostro dibattito, immagino stuzzicante anche per i telespettatori che interverranno da qui in avanti. E anche per questo la ringraziamo. La ringrazio e buona serata a tutti. Buonasera. Grazie, grazie a Brando, direttore che è vicepresidente della Commissione Sport dell'Ordine dei Commercialisti. Questo è il punto che abbiamo fatto sulla vicenda e sulle voci che hanno aperto la rassegna stampa dedicata al Napoli questa mattina a proposito di un forte interessamento da parte dei fondi statunitensi per il club di Aurelio De Laurentiis. Con le immagini abbiamo sott'occhio anche il match tra Stati Uniti e Galles, risultato che è quello di partenza 0-0 quando sono trascorsi quasi, anzi, interamente 24 minuti, e puoi capire, Ita, che attorno alle 20:30-35, visto che giocano gli Stati Uniti, visto che dagli Stati Uniti c'è ecco questo interessamento per il club, andremo anche da Valerio Fluido Celentano, Assolutamente che è sì. un osservatore attentissimo delle vicende azzurre. Un po' di messaggi, salutiamo Mauro Pannella che scrive: visto lo spettacolo indegno di ieri sera, meglio leccarsi le ferite, riordinare le idee e capire cosa fare da grandi. A proposito dell'Italia, male anche Raspadori ieri, eh. Male Raspadori, Di Lorenzo è uscito anche per un problema alla mano, però io credo che ci sia anche una notevole componente psicologica, oltre insomma che di stanchezza in quello che è avvenuto. Non giustifichiamo niente, nessuno chiaramente, però secondo me giocare un'amichevole nel giorno di inaugurazione dei Ma chi lo mondiali stabilisce? Io ieri pensavo, senza... chi va a pensare I ad un... palinsesti, no, non, la RAI pare, non lo so, dice che doveva essere così. Comunque, insomma, anche dal punto di vista emotivo è abbastanza frustrante. Dovrebbe non essere così, perché quando si scende in campo si mette tutto da parte, però io ci aggiungerei anche un po' di problema di stanchezza, caro Silve, perché comunque i calciatori hanno finito la stagione momentanea in Serie A e sono andati tutti quanti in nazionale, e poi lo diciamo, il Napoli dovrebbe partire il giorno 30 alla volta della Turchia. Siamo tutti in attesa ovviamente delle comunicazioni ufficiali, ma il programma dovrebbe essere questo, quindi vacanze per i non nazionali ormai agli sgoccioli. Andiamo al telefono, primo telespettatore.
Che salutiamo. Ciao Silver, ciao Ciao, Italia. ciao Felice, buonasera, ben Buonasera. trovato. Sono d'accordo con l'Italia, non A serve a prescindere, niente Olivo. giocare in nazionale adesso. Uno. Due, volete fare per cortesia gli auguri i miei gemelli, 8 anni, Maria e Felice, chi erano che fatto gli anni? Auguri, Certo, doppi auguri. splendidi, Maria e Felice, auguri per i vostri congiunti 8 anni. Anni. Poi, per quanto riguarda i fondi di investimento, il presidente è stato chiarissimo quest'anno. Con Napoli si vuole divertire e vincere lo scudetto. E io ricordo che anche io ho pensato, ma sto presidente è proprio pazzo. La verità. E invece il presidente guarda lontano. O Sì. sbaglio? No, No, per no, no. carità, ma l'ultima cosa, la prima matto, cioè il primo picconamento al gioco del calcio è stato dato, secondo me, alla legge Bosman, che è una cosa vergognosa. Io compro un giocatore, 50 milioni, 5 anni, al quarto anno, mi ricatta, o vado a costo zero, o mi dai ciò che voglio io. Ma ti sembra giusto? No, ci sono tante incongruenze, ecco, nel calcio, ora ne parliamo. Comunque, Felice, ti ringrazio per essere intervenuto. Ci Facciamo. vediamo la prossima settimana. Ma quando vuoi, chiama quando vuoi. Un abbraccio. Ciao, Felice. Ah, Felice mi ricorda, pensa te, come sono solerti e attenti i telespettatori di Linea Calcio. Loro stessi vanno ad autoregolamentare gli interventi. Quelli che riescono ad intervenire più spesso vogliono concedere spazio a quelli che invece hanno meno fortuna al telefono. Certo, mi sembra Così c'è giusto. alternanza anche di voce, che è una cosa più piacevole per la nostra chiacchierata. Avevo preso appunti perché tira in ballo la legge Bosman il nostro amico. Io però sono ancora con la testa alla riflessione sul calcio italiano ed è giusto purtroppo che il calcio italiano paghi sul campo, per quanto Assolutamente. dal punto di vista della qualità non penso che l'Italia sia inferiore ad altre nazionali che sono lì tra le 32 a giocarsi il mondiale, però per quello che si vede sì. Ad esempio, dobbiamo fare una ricerca spasmodica sui quotidiani per trovare la lettera pepata che Nicchi manda in via a Trentalange dicendogli: caro Trentalange, sei stato tu che fortemente hai voluto D'Onofrio a capo della procura dell'AIA. Allora, noi dobbiamo prendere una decisione. Se stare, batterci tutti per la verità e per il rispetto dei valori, per il rispetto delle regole, delle leggi, aggiungo sempre delle Delle sentenze. sentenze. Cosa gravissima, perché nessuno mi deve venire a dire che ognuno in casa sua fa quello che vuole. No, 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 no. no. Se sei in un contesto, se sei inserito in un contesto civile regolamentato da leggi, non puoi fare quello che vuoi, altrimenti questa è anarchia, per cui non è compatibile con i principi della società nella Mi quale sembra più viviamo. arroganza, È prevaricazione, tutto protervia. il peggio. Silver, però ho una strana sensazione. Mi sento, condivido con te questo ruolo da Don Chisciotte, perché ho la sensazione che siamo rimasti soltanto io e te a parlarne di questo problema. E io credo invece che dovrebbe essere una presa di coscienza da parte di tutti, perché, signori miei, l'Italia 2 anni fuori dal mondiale in una condizione terrificante, il capo degli arbitri che decide di mettere a capo della sua procura un pregiudicato che viene ulteriormente arrestato, ma nonostante questo non viene considerato un soggetto da rimuovere, perché viene confermato, non essendoci gli estremi, secondo la Federcalcio, per una rimozione di Trentalange, e poi anche le intercettazioni, insomma, del presidente del CONI, che definisce i presidenti dei club di Serie A Delinquenti. come dei delinquenti. Insomma, ti danno una fotografia, un'istantanea E ti terribile. aggiungo un'altra cosa che aggrava il quadro, ma che ci riporta al passato. Chi paga? Volete sapere chi ha pagato? Ha pagato il presidente della sezione dell'AIA di Cinisello Balsamo. Volete sapere? Voi lo sapete, Cinisello Balsamo è caput mundi, cioè Assolutamente, tutto da lì tutto passa. ruota attorno a Cinisello Assolutamente, Balsamo. scherziamo. Perché? Perché avrebbe omesso lui, loro. Tutta la sezione ha pagato, lui loro che erano a conoscenza dello status del signor D'Onofrio avrebbero omesso loro di far comunicazione ai vertici nazionali dell'AIA. E allora questo Allora noi non ci arrendiamo, no, Silver.
Questo no, per base, non ci carità. arrendiamo, però io credo che nascondere i problemi sotto al tappeto ti porterà forse al terzo mondiale fuori, perché questa è la conseguenza, perché alla fine poi quando continui a inseguire, a cercare di tamponare le falle che diventano delle voragini e la barca affonda, alla fine sei trascinato anche tu nel gorgo. Però, ripeto, sembra che questo fatto interessi soltanto Metti, vediamo se interessa anche i nostri telespettatori. Anche perché chi ne parla poi è vittimista. Allora, buonasera Silver, buonasera, il lavoro a Italia, scrive Luigi Sbreglia. Io al contrario mi sono deliziato con la finale delle ATP Finals, con la vittoria all'ennesima L'ha di divorato, Djokovic. l'ha divorato. Che Non è stato mostro. divertente, sinceramente, come match. Onestamente, c'era troppo squilibrio. Non è bello quando è così. Tu che ne Perché, pensi? no, perché lui è troppo più forte. Lo so. Ora è veramente troppo più forte, senza il talento di Roger e con un calante Nadal che non sarà più quello di una volta, si cerca l'oppositore, no? Di Djokovic, ma non sarà facile. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, Silver, buonasera a te e alla bella signora Italia. Ciao Sono Ciro Ciro, da ben Nocera. trovato. E niente, tutti in questi giorni stiamo seguendo un po' di queste cose che fanno comunque veramente passare la voglia di seguire il calcio. E però, guarda, io ti dico una cosa. Per quanto riguarda i mondiali, è una cosa che era stata già studiata a tavolo. Per quanto riguarda perché per forza si dovevano fare i mondiali In Qatar. in Qatar. Perché era stato fatto pure un'offerta, cioè io l'altro ieri sera, sabato sera, a Reporter ho sentito delle cose proprio disgustose, uomini politici, partendo già da quando stava Lorenzi, stava Renzi al governo, si parlava di queste cose. Figurati, è una cosa già stabilita. Poi comunque, a parte questo, io trovo tutto uno squallore. D'Onofrio, che è una persona che viene pure premiata, per quello che diceva poc'anzi la signora Italia, viene pure premiato, non solo è stato condannato il 2020, ma viene pure premiato, il 2021 viene pure premiato. Ma che stiamo scherzando? Queste sono cose che veramente sono, non, io C'è non lo anche so fare. qualcun altro, signor Ciro, che è stato premiato e Signora infatti. Italia, grazie del Signore, sono Ciro, io sono piccolino, ho appena 60 anni. Allora, Ciro, c'è anche qualcun altro, restando in tema di arbitri, che è stato premiato sistematicamente Sì, più di una volta, l'ultima l'altro giorno perché ha arbitrato la partita inaugurale Orsato, nonostante lo sfacelo che ha commesso, e lì chiaramente infatti. c'è connivenza, perché poi gli audio non penso che li abbia fatti sparire lui o comunque insomma non abbia materialmente nascosto la prova, nonostante l'ammissione di colpa, perché c'è stata ammissione di colpa da parte dell'arbitro, che ha diretto e indirizzato un finale di stagione che ha di fatto strappato lo scudetto dal petto del Napoli, comunque continua ad arbitrare in eventi importanti da un punto di vista istituzionale e ha arbitrato l'inaugurazione del campionato del Del mondo. Orsato mondiale, c'è cioè quindi viene Orsato, ma premiato, caro Silver. è un'indecenza, è un'indecenza, è un'indecenza. Però c'è anche qualcuno che sono persone umane, tipo, non mi ricordo, un collaboratore faceva parte dell'EUFA, si è ritirato perché ha visto delle cose che Marco, non mi ricordo il nome, al Reporter, non mi ricordo il nome di questa persona. Una persona per bene, lui si è tirato indietro perché non stava a delle cose che loro volevano fare. L'EFWA è giusto, la FIFA c'è, ma la corruzione purtroppo è dappertutto, non c'è, qua non si può fare più niente in questo mondo, perché è inaccettabile tutte queste cose, è un'indecenza comprare arbitri, comprare giocatori. Ma poi anche guardate, adesso che stavo seguendo un po' la partita del Galles con Sì. gli Stati Uniti, ma vedere i giocatori della Juve come l'olandese De Ligt e come McKennie degli Stati Verità. Uniti sono prepotenti, scuola Juve, scuola Bonucci, ma che stiamo scherzando? Sono prepotenti, cioè ha fatto un fallo a forbice, gli ha tagliato le gambe, quello voleva avere ancora ragione McKennie, adesso nella Attenzione partita. perché c'è il Ecco, c'è il gol. gol. C'è il Ma non gol. lo so, ma io non lo so, a parte questo, poi ieri, Il la gol di partita UEA. di ieri,
Io do la colpa non per qualcosa, per l'amor di Dio, Donnarumma è napoletano, lo dovrei difendere, però come persona, come personaggio, è una chiavica, scusatemi no. la parola. Chi? Perché? Chi? Non ho capito. Il papera non ne aveva mai fatto. Ieri ha fatto la 30ª papera. Come si fa a subire un gol del genere? Ah, io non no. lo so, ma che stiamo scherzando? Cioè... Ciro, so. Ok, ti ringrazio, ma... Ciro, e ti saluto. Forza Napoli sono, sempre. Con noi non ce la possono fare in okay. tutto, noi siamo i migliori in tutto, arte, cultura, sport, tutto, 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 sempre Forza Napoli. Ciao, vorrei ciao Ciro, pure... grazie, naturalmente mi hai preso, ero distratto come il portiere del Senegal sul primo gol di sì, Gakpo oggi. Infilato proprio alla grande. E mi hai preso così in contropiede, no assolutamente, hai detto una cosa brutta di Donnarumma che è un gran portiere in più, cartellino rosso per Ciro. Se andiamo a rivedere il gol di Alaba, tutti quanti hanno parlato di papera, poteva fare sicuramente molto meglio, ma la palla di Alaba è arrivata a grandissima velocità, con una traiettoria, per quanto Donnarumma abbia avuto sempre il pallone in visuale, non lo abbia mai perso, però è arrivata una staffilata. Però io ho notato che ci sono delle difficoltà da parte dei portieri. E subito dopo ha fatto una parata pazzesca. Una parata pazzesca, infatti. Però ci sono delle difficoltà da parte dei portieri nei tiri che vengono da lontano, soprattutto quando incrociano in una certa maniera. Io credo che sia legato anche alle caratteristiche dei palloni. Poi, per carità, ragazzi, tutti possono sbagliare, tutti sbagliano anche gol a porta vuota, tutti possono sbagliare come portieri. Dico soltanto, meno male che quel gol non ha preso Meret, caro Silvio, perché altrimenti si sarebbe scatenata un'ulteriore caccia all'uomo. Invece, lasciamolo tranquillo, perché ragazzi, lo so che è dura, lo so che la chiusura del parco giochi pesa a tutti quanti, però dobbiamo farci una ragione, coltivare comunque la passione, mantenere sempre la brace accesa e stare attenti, insomma, sul pezzo, sempre pronti a ricominciare a dare notizie ancora più calde nel momento in cui poi ripartirà la preparazione, perché vuol dire, insomma, che una parte del percorso è stata fatta. Quindi non perdiamo di vista gli obiettivi importanti. Ci dobbiamo fermare, break pubblicitario, e poi ripartiamo con Valerio Fluido Celentano, che provvediamo già a contattare, ragazzi della regia. Intanto ci fermiamo, pubblicità. Anche a Diego Demme, che oggi compie 31 anni, parleremo anche di Demme, parleremo di Zanoli, di Zerbin, perché Luca Cirillo per Area Napoli mi ha fatto una serie di domande che ha poi riportato in un suo pezzo di approfondimento a proposito di quello che sarà lecito attendersi dal mercato di gennaio con riferimento proprio a questi calciatori. Tra poco ne parliamo. Ma... Andiamo negli States. Scusami, è una puntata tutta stelle strisce, sostanzialmente, perché UEA, nome importante, nome pesante, ha sbloccato in favore degli Stati Uniti il match con il Wolves, il Galles. Ormai non so più, devo decidere se continuare a parlare in italiano oppure sbizzarrirmi con il mio claudicante italiano, inglese. Italiano. Poi anche perché lì poi parlano uno slang tutto diverso, giusto? Vero Valerio? Insomma, l'americano. Oggi hai ragione. Ho sentito il messaggio del presidente Biden alla squadra e devo dire c'erano i sottotitoli. Io ho una scarsissima conoscenza della lingua inglese, ma quella è proprio un'altra cosa, cioè, parlano una lingua che è completamente diversa. E pensa Valerio, noi, cioè la nostra gente lì, perché io ho parenti, lo sai, a Syracuse, ho parenti da quelle parti, che in che stato si trova? I Melle sono da perdere, nello stato di New York. Ah, nello stato di New York. Sono parenti, sono dappertutto i Melle, da quelle parti i Melle sono fatti riconoscere, anche a Salva. Apples. Amela, perché poi... E infatti questo è uno di quegli esempi che a scuola ci insegnano più o meno l'inglese british, poi arrivi qui ed è completamente, le vocali prendono tutto un'altra forma, e qua è Apple Music, Apple... No, ma poi se ci parli a telefono, no? Fantastico. È perché loro è rimasto comunque lo slang originario, quello di partenza, e quindi ci sono termini che è un mezzo italo-napoletano americanizzato, ti piace come...
Sì, con punte di Calabria e di Sicilia tutte intorno, perché c'è questo Spettacolare. famoso Gabagù. Loro quando dicono Gabagù, io no, non capivo cosa dovessero intendere, e intendono il capocollo, cioè il Gabagù. salume, ma Gabagù, perché Gabagù, Gabagù, difficile, dura. Gabagù, Capocollo. ed Gabagù è è tosta, diventato però, eh. Ci vuole una bella fantasia a capirlo. Valerio, saluto. insomma, diventerà sella strisce anche il Napoli nel prossimo futuro? Ma è una bella domanda. Alla fine non è la prima volta che sentiamo di interessamenti del genere. E se dobbiamo stare a quello che ci ha detto De Laurentiis, insomma, anche abbastanza recentemente, se lui ha rifiutato 2 miliardi, e allora la valutazione che faceva il vostro collega prima non basta, perché 1 miliardo lui si vuole divertire, e 1 miliardo rotti non basterebbe, soprattutto un Napoli che sta facendo così bene e che ha margini poi di miglioramento, perché la squadra adesso è ringiovanita. Se fosse arrivata l'anno scorso, beh, uno ci rifletteva e diceva potrebbe togliersi e magari far crescere il Bari. Io credo che al momento, se lui dovesse scegliere, prenderebbe qualche spicciolo col Bari e continuerebbe a divertirsi col Napoli, credo io. Lui che è un grandissimo giocatore di poker. Una volta il presidente ci Non racconta. 3-7, poker. No, di poker, prima di poker, poi il 3-7 è diventata l'arte. Ma una sera che eravamo a cena, non so dove, in uno dei ritiri, lui cominciò a. Sai che quelle sono disquisizioni ininterrotte, infinite, in cui si parte ad esempio dal calcio per Sì, toccare si arriva l'economia, ovunque. per toccare l'agricoltura e l'olio d'oliva, come si produce, per arrivare al gioco d'azzardo. Ai Monzoni, Ai poi si passa Monzoni, per il gioco tutto. d'azzardo, la salute e No, e tutto. sul gioco d'azzardo lui ci raccontò, e lì un uomo comunque di un'intelligenza, di una folle intelligenza, perché lui vede veramente oltre, Visionario, certo. e ci racconta di questo suo rapporto con il gioco d'azzardo e anche qualche familiare molto importante che col gioco d'azzardo ci aveva rimesso tanto, per quanto il patrimonio fosse sterminato, e lui dice una sera, dice, poi ho cominciato io, ho cominciato e vincevo sempre, Che fortunato. Non avevo dubbi. sempre, e vincevo, poi a un certo punto mi sono guardato allo specchio e ho detto, Aure, ma che giochi a fare? Non ci Cioè, alla divertivamo più. fine hai vinto, è andata bene così e bisogna essere saggi per capire il momento di tirarsi fuori. Ecco, questa potrebbe essere una frase che a un certo punto si potrebbe adattare anche al Napoli, se la Ma non sente. ora, ha ragione Valerio, secondo me, No, non ora, però. la adatti a fine anno, Italia. No, ma allora ragazzi, innanzitutto qua non si parla di una eventuale No, ipotetica cessione stiamo immediata, non scherziamo, ragionando, stiamo ragionando tra di noi, qua stiamo parlando in questo momento, insomma abbiamo cercato anche di avere di capire bene un po' le fonti, in che modo si muovessero nell'ambito del mercato finanziario, questa la fonte da cui è venuta fuori la notizia, però ovviamente poi la verità non la conosco io, non la conosce No. Silvia, non la conosci tu, la conosce De Laurentiis, insomma anche al di là di eventuali smentite, non sono notizie che vengono date in pasto al pubblico, però sicuramente è una cosa che verrebbe fatta nel tempo, non certamente domani mattina, però sai, a un certo punto quella frase potrebbe essere Però significativa. nella partita ci sono i momenti. E Certo, questo momento qui, ti devi divertire. cioè, ha ragione Però Valerio, dopo che secondo me. succede, Silver, lasciare, sempre in un'ipotesi, lasciare da vincitore, lasciare nel momento più alto, nell'acme proprio del raggiungimento della gloria, no? Perché ovviamente ti rivestiresti di un manto di gloria, lui, la squadra, l'allenatore, gli staff, insomma, e tutti quanti, diventeresti immortale nel ricordo, perché poi c'è il rischio, una volta che hai vinto, se non riesci a mantenerti su alti livelli, di cominciare a calare. Anche se secondo me lui è uno che veramente si vuole ancora divertire, quindi Sì. è tutta una questione ipotetica, ma poi è una questione anche di offerta, Silvia, perché di fronte ad offerte veramente indecenti, io credo che nella volatilità del mercato finanziario qualcosa poi, E ha qualche ragione anche ragionamento qui si fa. Valerio, ma proprio indecente, indecente. Cioè non le cifre che abbiamo letto oggi, perché veramente Però deve dipende sempre da quanto ci guadagni, Silver, perché se qua parliamo di 1 miliardo di essere. No, euro, lì ci guadagni tutto, li guadagni lì è una tutti. plusvalenza totale Totale, perché non ci totale. sono debiti. Ok, bisogna vedere tu oggi quanto guadagni dal Napoli Ah, annualmente. è chiaro. E secondo me è anche un discorso che va fatto, Ah, è no? chiaro, è Da chiaro. giustamente da uomo d'affari, perché se tu oggi guadagni, dico per dire, non ne ho la più pallida idea, forse bisognava chiederlo al dottore commercialista di prima, tipo 50 milioni di euro, non lo so, potrebbero essere 5, 10, 15, 20, non ne ho idea.
e ne hai 1 miliardo. Cioè, tu prima di arrivare a 1 miliardo, pensa quanti anni devono passare sempre in attivo, sempre senza Certo, cioè sbagliare senza il niente, rischio. Senza... senza fare errori, che ti vada sempre tutto Cioè, bene, gestendo il senza rischio, eh. una nuova, che ne so, pandemia, dico per No, dire, è perché chiaro, è Napoli, insomma, ha chiaro. avuto difficoltà, È quindi, chiaro, no, no. insomma, Allora, sono conti che si fanno. diciamo, noi stiamo ragionando di questo, Valerio, perché ci ha offerto la stura il Corriere dello Sport con Certo. l'apertura di oggi, eh. Preferiremmo anche noi, e anche perché ragazzi abbiamo tempo, abbiamo tanto tempo a I temi disposizione, sono tanti perché il tempo è e cioè, troppo. mancano un sacco di giorni, quindi cosa vuoi dire? Comunque, detto questo, vediamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto, ciao, buonasera Silvia, sono Gerardo dalla provincia di Benevento. Ciao Gerardo, Una benvenuto. telefonata a 2000. Sì. Due, complimenti per la trasmissione e per la tua validissima collaboratrice questa sera. Sento, Grazie. volevo mettere a fuoco due argomenti. L'anno scorso il Napoli doveva vincere il campionato, non perché lo dico io, perché lo dicono dei fatti che sono succeduti e che sono chiaramente andati in dismemoria della gente. Vedi Verona in casa, non tanto due o tre rigori, Sassuolo, il Milan in casa, Roma a Roma. E Torino con la Juventus sono, se consideri, sono 10 punti, sta tutto lì. Poi gli infortuni hanno fatto il resto, chiaramente poi un fatto anche di organico che l'anno scorso non era completo. Quest'anno siamo abbastanza sicuri di arrivare a quel famoso 4 giugno che gli dissi prima del Milan, vinciamo a Milano e poi succederà quello il 4 giugno. Questa è la prima cosa, quindi però bisogna tenere gli occhi aperti perché chiaramente già qualche cosa arriva da Firenze, vedi Fiorentina Inter, vedi da Verona la Verona Juventus, vedi l'ultima partita del Milan contro la Fiorentina, quindi qualche segnale arriva da dover stare molto attenti. Però Napoli è molto più forte di quello dell'anno scorso, nonostante poteva vincere anche quello là. E basta vedere Kvara con Insigne, per tutto il rispetto per Insigne, ma Kvara è più incisivo in questo momento, non c'è proprio dubbio. Uno Osimhen così strepitoso non si era mai visto, e poi un Simeone così dirompente quando entra, non è un Petagna qualsiasi, con tutto il rispetto per Petagna io l'ho apprezzato, però Simeone è un'altra cosa. Raspadori è un ottimo attaccante, purtroppo in Nazionale è già titolare, nel Napoli è il terzo, quindi va a vedere la forza di questo Napoli, la grandezza di questo Napoli. Penso soltanto una cosa, che ho visto un po' Koulibaly di prima, era la il fratello, il cugino, non lo so chi era quello là, mi tengo Kim in questo momento, anche se io ero il primo estimatore di Koulibaly. Infine c'è un giocatore nel Napoli che secondo me potrebbe già giocare in nazionale, non è né Politano, mi dispiace per lui, ma non è il caso, ma si chiama Gaetano, che l'ho seguito dai tempi della primavera, e secondo me è un grandissimo giocatore, non un giocatore normale, quello è un grandissimo giocatore che purtroppo al Napoli sta facendo, purtroppo non fa vedere quelle sue qualità, perché c'è un Piano Lobotka piano, strepitoso davanti a lui e ci chiaramente sta. sta pagando le conseguenze. Gerardo, hai dato spunti interessanti, ne parliamo. Va bene, ti ringrazio sempre Grazie perché dai ottime informazioni, soprattutto con la collega Italia che è bravissima a te. in tutte Grazie. le sue, ogni cosa che dice secondo me è Vangelo, Sì, e no, non quindi esagerare. vi seguo con affetto e con simpatia e aspettiamo, aspetto con ansia le vostre trasmissioni per avere anche qualche informazione in più. Certo, Gerardo, ci proviamo. Grazie per aver Complimenti a tutti e chiamato. due, complimenti a tutte e due e buona Grazie, serata. grazie. Ci metto dentro anche Valerio e ti ringrazio. E dico, se Vangelo, scusami, c'è No, quella signorina scherzo. bellissima che ha dismesso l'abito. Io non sono fatta per la vita monacale e quindi insomma prendetevi niente, quello che Prendetemi per quello. umilmente riusciamo ad offrirvi, insomma. Che cos'è? Che Quello stai è caffè bevendo? Che lungo o... bevi? Non è acqua tramutata a vino, come A orario non ci proposito siamo. di Vangelo, capito? Ha fatto lo spiritoso. sì. Fai lo spiritoso. Ah, ti Sì. Un conosco, po' ma di sei. ironia, un po' di ironia, Che se mi permetto. non guasta mai, anzi, Vai. prepara una bella conferenza stampa di Spalletti che ti faccio la prima Ah. domanda, la domanda che Vai. arriverà in Turchia. Comunque, detto questo,
Vi do un dato da 2000, che voi direte non ci azzecca niente con quello che stavamo Vediamo. dicendo, però visto che c'è il mondiale in corso, da 2389 minuti l'Argentina non si trova in svantaggio durante una partita. Insomma, è tanto, visto. 2389 minuti, pensate un Che po', ragazzi. in tempi in partite quant'è? Diviso 95, quanto fa? Dai, Vale, forza, prendi Quante il sono? 2000 quanti? 9. 2389. Fai diviso diviso 95, 95, no? dai, la media. Ho fatto diviso 90, sono 26,5. Insomma, Cioè, sono 26 parecchie partite che 26 non vai in partite. 26 svantaggio. partite che non vai in Però non svantaggio. mi hai chiesto chi è la mia favorita del mondiale. Qual è la tua favorita del mondiale? Inghilterra, e l'ho detto prima. Vai, tu? Valerio, secondo te? Germania. La Germania, secondo me vince il Brasile. Brasil, vabbè. Brasile. Va bene, anche se tifo, lo sapete chi tifo? Tifo la celeste, tifo l'Uruguay. L'Uruguay, perché rappresenta proprio il tuo spirito, è Se vero. Gli lottano, indomiti. lottano, non vincono mai e sono proprio, mi ci riconosco appieno. Allora, detto questo, torniamo a quello che diceva Gerardo Gaetano. Facciamo allora la Vai. gerarchia dei centrocampisti nel ruolo di Lobotka. Allora, per quello che sappiamo e che abbiamo anche raccontato, E che per poi ha quello che ha detto anche confermato poi Spalletti. anche Spalletti, insomma, dopo le nostre anticipazioni, e Gaetano per lui rappresenta una grande opportunità come alternativa a Lobotka. Abbiamo anche Ndombele, chiaramente. Io sono convinta, signori miei, che molto, molto si lavorerà su Gaetano in quel ruolo durante questo Sì. ritiro turco. Perché devi avere la possibilità di poterlo utilizzare alla necessità. E secondo me un altro calciatore, abbiamo fatto prima gli auguri, sul quale si lavorerà molto per recuperarlo totalmente da un punto di vista fisico, perché i fastidi al piede, ragazzi, non erano passati. Insomma, lui veniva convocato, poi Demme. picchiato, e Demme. Anche su Demme si cercherà di portarlo ad un livello tale da poterlo utilizzare veramente. E poi c'è anche Ndombele nelle idee del mister, però insomma, per quello che sappiamo noi e che ha detto il mister, è Gaetano, insomma, il Gaetano. prescelto. Quindi abbiamo. Ma chiediamo direttamente a mister Spalletti Abbiamo se è qui. pronto. Mister, che cosa ne pensa? Fantastico. È sempre più grande. È enorme. È enorme. Gaetano ha dei comportamenti che sono corretti per quanto riguarda. Ha dato la disponibilità il ragazzo No, a qualsiasi strano cosa. che non abbia risposto, è colpa di Kvara. È colpa di Kvara perché lui gli toglie spazio. Non piace allo spogliatoio che si parli sempre di Kvaratskhelia. Ma devi aggiornarti con la nuova foto di Spalletti post viaggio in Turchia, È giusto. E con i quella è bellissima. Ah, capelli. Capelli e anche immagino un po' abbronzati. Sì, sarà Ma lì sicuramente ci lavorerai. emo. Sarà lo Spalletti emo. Comunque, la riflessione su Gaetano, se poi pensiamo anche alla nazionale italiana, Barella, io ho visto, ragazzi, ho visto la nazionale italiana veramente imbarazzante Molto contro triste. l'Austria. Barella ogni volta che gioca con l'Italia sembra la fotocopia di se stesso. Tonali fa delle belle prestazioni, in Italia ancora ci deve dimostrare. E lo stesso Verratti, che io mi devo fidare di quello Verratti, che Verratti. dicono Messi, tutti i suoi compagni, anche giocatori più rappresentativi del mondo. Però non sempre, cioè ne ha persi di palloni sanguinosi, che il primo che ha portato al gol dell'Austria, insomma. Gaetano meriterebbe, visto che è stato convocato anche Zerbin, ma perché non provare anche Gaetano l'immediato? Fatto molto male anche Gatti, eh. È uscito Però io malissimo. sono convinta, Silver, ti ripeto, senza voler giustificare nessuno, che lì ci sia una componente di proprio Psicologica, mentale. psicologica, ma anche fisica. Cioè, si è voluto dare questi amichevoli, ma perché? Ma si devono fare per No, ma forza? poi Era proprio la sera, necessario? ragazzi, No, ma dell'inaugurazione cioè della vi prima rendete mondiale. l'Italia, stiamo parlando dell'Italia, che tu lo porti lì, e però tutti restano al loro posto, perché non mi sembra che Mancini si sia dimesso, no? Così come non si è Forse secondo dimesso me il meno responsabile, Grandina, non lo Mancini. so, tu sei il mister, però Silver, onestamente ti devo dire la verità, e allora qua non è colpa di. Certo non è colpa mia e neanche colpa No, tua. quando vado su. Valerio è colpa sua, è lui, c'ha la faccia del. Sono io, Hai la mi sono faccia del permesso di dire colpevole. che sto 3-4-3 non significa proprio niente. Però vabbè, è strano perché non ci fai vedere né niente di nuovo, perché bene o male l'impianto è lo stesso che ci hai fatto vedere nell'ultima partita. E io sono arrabbiatissimo perché hai fatto perdere una partita a Raspadori, a Politano e a Di Bravo, Lorenzo che non meritavano di perdere una partita, bravo. sinceramente.
Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silve, ciao Italia, sono Mario. Ciao Mario, ben trovato, buonasera a te. Ciao, guarda che non sento bene a Valerio. Infatti non sta parlando. No, adesso, ma stavo ascoltando voi che parlavate, Valerio. Aspetta. Non si sente quando risponde. Metto un po' più vicino il microfono e imposto la voce come mio padre. Ora dovresti sentirlo. Poco, niente. Ascolta, io ho acceso, sono andato in streaming, diretta streaming, mentre parlavate del premio che ha avuto quel signore lì che ha arbitrato la prima partita. Orsato. Allora, io ho una persona qua che è una poliziotta, un'amica, chiaramente non dirò mai nome e cognome, è una poliziotta che lavora spesso con il Milan. È tifosa del Milan, la vedo sempre. Lei in passato, quando facevo il bagnino, perché viene là da me, mi ha parlato che lei ha lavorato, collabora col Milan, se vengono a Trieste collabora col Milan, lei spesso va a Milano, va a vedersi le partite, sempre. Comunque ha messo un posto che faceva i complimenti a Orsato e la sua combriccola, cioè i suoi collaboratori. Io non la rispondo mai, perché lei parla esclusivamente tifosa del Milan, quindi mette tutto ciò che è Milan. Non ti dico quando ha vinto il Milan l'anno scorso, quello che ha messo, ma chiaramente è tifosa, va bene così. Ho detto, cioè, chiaramente per chi aiuta quella squadra viene premiato. Lei si è mai fatto, tu giuro. A parte che mi ha risposto, ha detto è fuori luogo come commento, gli ho detto perché, scusa, è una mia opinione, perché dovrebbe essere fuori luogo, e mi ha bloccato, punto. Vabbè, io non è che sinceramente... E io so cosa devi fare tu. Sì, ma infatti... No, io te lo dico io cosa devi fare tu. Dimmi. Quando sei in spiaggia, che fai il tuo controllo, okay, e lei arriva tutta baldanzosa e non ha la ciambellina... E si avventura e tu... Si è affogato. No, questo mai. Però no, ti faccio temere un po' prima dell'intervento. No, su questo è una formazione, devo salvare per forza, che sia Juventino. Cioè, specialmente, pensa se uno si butta con la maglia della Juventus sta a mare, penso, e sta negando. No, c'è una gag bellissima di Salvatore Turco. Quella lì andrebbe... è favolosa. Sul modello del... dei guardaspiagge, quel famoso telefilm, sì? Baywatch, è bellissimo, okay. Andatelo a vedere, Salvatore Turco, e sono tutti bellissimi, no? E poi arriva, fanno un intervento e tirano fuori Salvatore Turco, no, tirano fuori questo qui che sta in con difficoltà, la maglietta della Juve. Lo prendono, lo buttano. No, vabbè, ma non ti dico che ho fatto l'anno scorso, sempre per quanto riguarda i tifosi juventini. Io ho purtroppo il figlio del compagno di mia figlia, che il compagno di mia figlia è juventino, e il figlio chiaramente è juventino. L'anno scorso mi sono travestito da prima di Natale, quindi nel periodo natalizio, da San Nicolò, che è un santo che qua i bambini amano più San Nicolò che Babbo Natale. Vabbè, non ti dico, c'è una festa pazzesca dal primo dicembre in poi, e io ero vestito da San Nicolò, e mia figlia mi fa: papà, mi raccomando, non farti vedere che sei tu, perché sennò Alessandro ci rimane male, perché lui ama San Nicolò. Va benissimo, viene vicino, faccio io: allora, come ti chiami tu? Alessandro. Hai fatto il bravo? Sì. Cosa vuoi per regalo? Il bambino mi fa una maglietta della Juventus. Lo piglio, ti giuro, mia figlia si è incazzata come la bestia. L'ho detto: te ne devi andare adesso, perché io quei regali là non li farò mai. Ho detto mamma, perché capiva subito. Comunque, queste, ragazzi, ci sta questa goliardia. Chiaro. No, certo. Ti lo saluto subito, però dire, vedi, aiutare quella squadra, cosa vuol dire? Alla fine avere tutto quello che c'è da avere. Delle come gratificazioni, dice. Gratificazione a tutta forza. Mario, ragazzi, un abbraccio. Un abbraccio a te, un abbraccio a Italia. Ciao. Valerio, un abbraccione. Ciao, voglio. Ciao. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao. E vabbè, abbiamo veramente tanto tempo, tanti giorni a disposizione per poterci raccontare belle cose, anche cose divertenti che riguardino il calcio, anche la contesa che poi inizierà, ragazzi, senza più scherzare, il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter, e poi c'è la Samp, che credo sia la squadra più scarsa di questa Serie A, e poi la Juventus in casa, e poi mi pare Salernitana e Torino. Sì.
Il calendario è questo, però manca ancora troppo e io per quanto cerchi di distrarmi torno sempre lì. Sono andata a fare visita al Tempio ieri, ci sono passata davanti e c'erano tante persone che fotografavano ed è triste perché non si chiudono i parchi giochi così all'improvviso quando ti stai divertendo tanto. Dillo, è vero, Valerio. Dillo a Valerio. È vero, c'ha Valerio. Ragione, c'ha ragione. Io quando sono tornato ad agosto stavo lì praticamente tutti i giorni. Sono riuscito ad entrare. C'è un momento in cui lasciavano anche entrare dentro. È bellissimo. Però vuoto non è la stessa cosa. No. Come la mettiamo, ragazzi? Per chiudere abbiamo meno di due minuti. Ronaldo, Cristiano Ronaldo parla in conferenza stampa. Guardate come sono diversi. I grandi campioni, no? Come era Diego che lanciava dei messaggi molto profondi. Diego era il Don Chisciotte vincente, vedi? Cioè ha pagato. Lui non è Don Chisciotte, no, no. Lui ha vinto. Sì, non ha pagato in vita, ha pagato in vita perché alla fine lo hanno massacrato. Lo hanno castigato, lo hanno relegato. E adesso lo piangono. Adesso perché è quello che diceva alla fine si è realizzato. Cristiano Ronaldo va in conferenza stampa e dice: io parlo quando voglio. Sì. Perché non devo dimostrare niente a nessuno, e poi c'è Messi con la caviglia gonfia e vincerà uno dei due o tra i due litiganti il terzo godrà, ma alla fine di tutto nel mondiale secondo me sarà il mondiale di Cristiano Ronaldo questo, non credo che il Portogallo vinca, perché non credo che il Portogallo vinca, però c'ha talmente tanta fame, talmente tanta aggressività che sarà difficile tenerlo a bada. Che dici tu, Valerio? Io spero che cada nell'anonimato più assoluto, non riesco a sopportare la prepotenza di certe sue affermazioni contro gli allenatori, contro le società con cui sta giocando, no, mi ha stufato, ecco, Ronaldo mi ha stufato. Però stava veramente bene nella società. Sì, ma lui italiana, in quella società italiana, anche se secondo me è servito ad affossarla comunque, perché io credo che l'acquisizione di Cristiano Ronaldo sia stato l'inizio poi del vero precipizio della Juventus. E allora, economicamente sì, Italia, però secondo me senza Ronaldo quegli scudetti, perché poi in Europa non hanno fatto nulla, ma quegli scudetti senza Ronaldo secondo me non li vincevano. Cioè noi abbiamo avuto questa narrativa della Juve fortissima, secondo me non era così fortissima, non lo so. Brutalmente vi interrompo salutandovi, avrebbero fatto ricorso ad altre risorse. Ecco. Grazie Valerio, un abbraccio forte. Ciao, vi Vale. Abbraccio. Ciao Valerio, grazie. Valerio Fluido Celentano e grazie Italia Mele. Ciao Ita. Buonasera. Appuntamento a domani con Linea Calcio subito dopo il TG. Buon proseguimento di serata.